Buongiorno, oggi parliamo del diavolo. Satana esiste solo per i credenti? È la personificazione del male assoluto oppure la proiezione del negativo e delle nostre ombre della sfera psicologica? Ne parliamo in studio con un esorcista, Don Paolo Morocutti, docente alla Gregoriana e assistente ecclesiastico dell'Università Cattolica, e sempre con il nostro padre Enzo Fortunato, direttore della rivista San Francesco e responsabile della comunicazione del Sacro Convento di Assisi. Don Paolo, quando pensiamo ad un esorcista vengono in mente vecchie pratiche medievali. Chi è invece oggi l'esorcista e perché la Chiesa continua a preoccuparsi che in tutte le diocesi siano presenti gli esorcisti? Ma direi che è una delle maggiori criticità questa. La figura dell'esorcista passa oggi attraverso un filtro inevitabile, che è quello della cinematografia e anche dell'aspetto mediatico, che fa sì che l'esorcista venga così presentato in maniera del tutto sbagliata. L'esorcista è l'uomo della misericordia, per usare parole anche che ci hanno accompagnato recentemente, è l'uomo attento all'uomo, l'uomo che sull'esempio e anche sull'insegnamento della Chiesa e di Gesù di Nazareth si fa servo degli uomini in questo segmento così particolare. Direi che l'aspetto esorcistico è pienamente inserito nella rivelazione, è pienamente inserito nella rivelazione cristiana. Gesù di Nazareth è stato il primo e unico, diremo, esorcista che ha presentato questa necessità di liberare l'uomo prima di tutto dal peccato, fa parte della redenzione, e di liberarlo in maniera integrale. È chiaro che questo comporta una visione di un umanesimo cristiano integrale, no? L'uomo non è evidentemente solo ciò che mangia, come diceva qualche filosofo, ma l'uomo è questa complessità di corpo, anima e spirito. E come noi poniamo una grande attenzione sulla malattia, sull'aspetto della malattia fisica, la Chiesa insegna proprio che anche l'aspetto spirituale dell'uomo si espone anche in qualche modo alle sue malattie. La principale, più grande malattia è il peccato, e colui che esercita un fascino verso, un istinto verso il peccato, che poi pone la sua conseguenza, è proprio questa figura personale che noi chiamiamo Satana oppure il diavolo. Padre Enzo, San Francesco come si difendeva dal diavolo? San Francesco diceva le parolacce, tu non lo sai, Piero, eh? San Francesco diceva le parolacce e le diceva al diavolo. Questo è un colore, diciamo, sulla vita di San Francesco, però chi viene in Basilica Superiore ad Assisi si accorge che ci sono due grandi episodi: la cacciata dei demoni da Arezzo e la guarigione di un'indemoniata. C'è il frate che va a cacciare i demoni, San Francesco che rimane alla porta e prega. Allora il primo grande insegnamento qual è? È che per sconfiggere il male, per sconfiggere il demonio, siamo chiamati ad avere un cuore, una vita orante, di preghiera. Ma anche per il non credente, ecco, si pone una grande questione: come combattere il male, che non ha un nome, che non crede al demonio. E qual è il modo per combattere il male di un non credente? È porre nella propria vita l'orizzonte dei valori, l'orizzonte dei valori, l'orizzonte di una saggezza che noi chiamiamo poi vita spirituale. Papa Francesco, in più occasioni, dall'inizio del suo pontificato, ha parlato della lotta contro il diavolo. Quando non si confessa Gesù Cristo, mi viene quello di Léon Blois: chi non prega il Signore prega al diavolo. Quando non si confessa Gesù Cristo, si confessa la mondanità del diavolo, la mondanità del demonio. Ecco, Don Paolo, nella sua esperienza, che differenza c'è tra la possessione diabolica e la seduzione di Satana? Mi sembra che le parole di Papa Francesco siano assolutamente pervasive ed efficaci. Nella mia esperienza il problema principale consiste nell'aspetto della seduzione piuttosto che della possessione. Noi chiamiamo in causa gli esorcisti per quella che è la prassi straordinaria, l'azione cosiddetta straordinaria del demonio, e ci dimentichiamo invece dell'azione ordinaria, che è molto più pervasiva e pressante. Direi che questo aspetto è assolutamente importante. Nei rituali latini, uno dei modi con cui è chiamato
Satana è proprio seductor hominum, seduttore degli uomini. Ora è evidente che gli uomini sono sedotti per antonomasia dalla bellezza, nessun uomo si fa sedurre dalla bruttezza, dagli aspetti cupi della vita. C'è una bellezza che deve sedurre. Anche Gesù Cristo nella tradizione, nella spiritualità cristiana è seductor hominum, cioè anche lui seduce gli uomini, però è una seduzione diversa. Quella di Gesù Cristo è una bellezza reale, quella del demonio è una falsa bellezza. E questo è un dato molto importante, questo è il modo quotidiano, ordinario, con cui Satana trae a sé, facendo sembrare buono ciò che in realtà non lo è. Ecco, Padre Enzo, ad Assisi, che cosa fate proprio per far capire la distinzione tra la vera e la falsa bellezza? Beh, intanto anche la nostra comunità francescana ha un frate che è il cosiddetto frate esorcista, no? Che aiuta le persone indemoniate a superare questi momenti. Io ho imparato una grande distinzione. Ci sono davvero, direi, tre tipologie. La prima è legata a persone che vengono, vogliono essere liberate dal demonio, però sono dei problemi psicologici, sono dei problemi legati a sentimenti non belli che si provano, alla cattiveria dell'uomo. Poi c'è una seconda grande tipologia che credo sia quella legata a dei problemi psichiatrici molto forti e poi le persone realmente indemoniate. Poi sono le persone che invece cercano la pace del cuore, la pace nel cuore, si sentono turbate anche dal male che vedono, dal male che vedono. Allora, e qui Francesco è una risposta, direi una sorgente, che permette, attraverso quella bellissima frase che noi molte volte ripetiamo, fa di me uno strumento della tua pace. Adesso sentiamo un non credente sul diavolo, il filosofo Massimo Cacciari, che ad Assisi, al cortile di Francesco, a metà settembre, aveva detto: chi va da solo va con il diavolo. Lo abbiamo intervistato. Laicamente, come si imposta il problema, come si può impostare? Il male c'è. Il demonio uguale male esiste. Si può dubitare dell'esistenza di Dio, ma non si può dubitare dell'esistenza del male. Si può dubitare dell'esistenza di Dio perché il bene nel mondo dov'è? Chi è giusto nel mondo? Chi è bene nel mondo? Chi può dirsi giusto e buono nel mondo? Ma invece è facilissimo dirsi cattivi. Chi di noi può non dirsi cattivo? Come si fa a non vedere che la nostra natura ha questo vulnus, cioè che siamo portati al male? Come si fa a non vederlo, a non capirlo? Quindi con questo vulnus noi dobbiamo entrare in lotta o in agonia in ogni istante della nostra vita, ma questo vulnus c'è, il male c'è, oponeros, il demonio c'è. Dio? E Dio speriamo che ci sia, speriamo che ci aiuti nello sconfiggere il male, cioè il demonio. Don Paolo Morocutti, quali sono i rischi e le pratiche più pericolose che secondo lei possono esporre a disturbi di tipo spirituale? Indubbiamente le rispondo anche con una certa fermezza, perché per noi appare assolutamente chiaro nella prassi che i maggiori problemi derivano da questo fascino, soprattutto nel mondo giovanile, direi, negli ultimi anni, e soprattutto attraverso questa esposizione mediatica, perché i social oggi hanno un ruolo molto importante nella comunicazione sia positiva sia, ahimè, purtroppo negativa, direi questo grande fascino che l'occultismo genera nelle giovani generazioni. Direi che l'occultismo, l'esoterismo, queste pratiche non chiare, il mondo, soprattutto quello giovanile, viviamo proprio in questi tempi il sinodo dei giovani nella Chiesa Cattolica, hanno bisogno di risposte. E quindi le risposte che noi non siamo capaci di dare come mondo, come sapienza anche umana e cristiana, i giovani le vanno a cercare altrove. Questo è un grandissimo rischio. Tornerei poi anche a sottolineare ciò che diceva Padre Enzo, cioè il dialogo tra la medicina, le neuroscienze e anche questa pratica, questo ministero, che è indispensabile. È impensabile che un serio ministero dell'esorcistato possa essere avulso da una realtà di comunione con la scienza medica. Lo stesso rituale che è stato approvato dalla Santa Sede, e l'ultimo rituale tra l'altro l'ha approvato San Giovanni Paolo II, oggi celebriamo proprio la festa di questo grande santo che ha praticato esorcismo. Noi nel Novecento abbiamo avuto papi che hanno parlato ampiamente, Paolo VI, della realtà personale di Satana, abbiamo avuto
lo stesso Benedetto XVI, la famosa affermazione di Paolo VI, dice l'unico grande tentativo del diavolo è quello di far credere che non è